Buon lunedì a tutte, buon lunedì a tutti, prima le donne, prima sempre le donne, buongiorno e buon lunedì, ore 11.48, quasi ora di pranzo, mi sono alzato tardissimo questa mattina, mi sono alzato, pensate, alle 9, ma perché? Perché abbiamo montato l'evento bellissimo che è stato fatto in piazza, abbiamo montato i video ieri sera, fino a un orario improponibile questa mattina. Però ci sono, ho avuto solo tempo adesso di dare un'occhiata ai giornali, in verità, per onestà, come sempre voglio essere con voi onesto, li sto leggendo adesso, quindi insieme a voi leggerò i giornali. Buongiorno a tutti, attendo che l'algoritmo sblocchi la situation e che vi arrivi la notifica. Ecco, Rosa Blu, il primo in classifica Rosa Blu e caffè offerto. Buongiorno, spero buone notizie. Sì, alcune sì, altre meno, altre norma, nella norma. E ce ne sono, diciamo che forse c'è una buona su PNRR che hanno smentito i gufi tra i quali anche noi. E noi dicevamo che non ci daranno PNRR. In verità ce lo daranno per cosa? Perché stiamo scendendo a compromessi un po' terribili. Rosa Blu, grazie, ti adoro, io ti adoro, Rosa Blu. Ciao Marilena, buongiorno, la Marilena Perrucci, la Giovanna Becci, eccoli qua, inizia ad arrivare. Abbiamo Nicolas Valiante, ciao cara, Ivana Parisi, buongiorno anche a te. Vedo i primi collegati, attendo proprio qualche istante che la notifica arrivi, poi vi darò, poi leggeremo insieme, io leggo sempre insieme a voi, infatti commetto mille errori perché a differenza dei fenomeni impostati, io non sono né un fenomeno né impostato, io vado come la va, è una chiacchierata tra amici, è come se fossimo al bar insieme a fare l'aperitivo, la colazione o il pranzo e ci prendiamo insieme il giornale, lo apriamo insieme e andiamo a leggere che cavolo c'è scritto nei vari giornali. Questa è un po' è la mia rassegna stampa, che è diversa dagli altri. Salutiamo Giorgetta dalla Romania, come vai Romania? Ciao Francesca Moscato, buongiorno. E non ho ancora visto l'inviato, ah no, l'ho visto adesso, ecco, perdonatemi. Carlo Clemente, nostro inviato dalla Puglia, dice che in provincia di Taranto soleggiato, temperatura 28 gradi, grazie Carlo. Ormai Carlo è il mio uomo meteo, c'è chi ha le meteorine, io invece ho Carlino Clemente che è l'uomo meteo. Ok, andiamo alle notizie, andiamo ai giornali, non perdiamo più tempo che non avete, non abbiamo nessuno di noi. Io partirei direttamente dalla verità, perché la verità mi ha dato spunto per i due titoli principali di oggi. Uno che all'estero li arrestano, qui li chiamano attivisti, e l'altra Salvini approva figliuolo al posto di Bonaccini. Attenzione, partiamo però dalla prima. La vera emergenza, smantellare la violenza green. All'estero li arrestano, carino. Qui li chiamano attivisti. In Germania, dove i Verdi sono un partito serio, il cancelliere Scholz chiama gli scalmanati che bloccano le strade fuori legge. In Olanda la polizia ne ferma 1600 e ne manda a processo 40. Da noi solo coccole, perché il Piddini ci hanno abituato a fare la coccole che fa dei danni, che il canal grande colorato di verde, gli ecovandali hanno già degli emoli, punti interrogativi. Avete visto il casino del canal grande? Maurizio Belpietro, l'amico Maurizio Belpietro, il nostro, l'amico di tutti Maurizio Belpietro, tratta il tema, perdonatemi che torno qua, volevo zoomare, ho fatto un casino, tratta il tema. I Verdi in Germania sono una delle principali forze politiche, dice Belpietro, politica del paese che non soltanto fa parte del governo con alcuni ministri di peso, ma che negli anni passati ha imposto alcune decisioni in materia energetica, come ad esempio la chiusura delle centrali nucleari, una promessa d'obbligo per capire quanto il movimento ambientalista sia radicato e quanto conti a Berlino e dintorni. In sostanza in Italia invece è tutt'altra cosa, e siamo veramente messi da panico, stanno facendo dei danni. Io non so se Venezia sia o meno un danno dovuto da qualcuno che l'ha fatto volontariamente per fare del terrorismo, del solito terrorismo, però il dubbio è lecito. Giusto una vergogna, dice Giovanni Nalin, figliuolo. Ah, ok, volete la notizia di figliuolo? Siete pronti? Vado in prima pagina io. Volete la notiziona di figliuolo? È tornato figliuolo. Il lunedì mattina non possiamo vedere queste notizie. E chi vuole figliuolo? Pensate chi vuole figliuolo? Matteo Salvini, il nostro leader della Lega, il nostro, non perché io sia leghista, attenzione, il nostro perché è il leader della Lega, quindi ed è nostro ministro. Un nostro ministro vuole figliuolo. Siete pronti? Al posto di chi? Di Bonaccini. Quindi diciamo che a me Bonaccini non piace, figliuolo neanche, Salvini
mi piaceva una volta, poi quando si è alleato col PD ho tagliato la tessera. E oggi cosa fa? Ha deciso di rimettere quello che è il commissario del pandemonio generale. Allora, caro Robby, questi sono pagati dai potenti. Isabella, Crispino, ci credo, il dubbio è lecito, è sempre lecito. Però andiamo a leggere la notizia. Torno con la notizia. Pronti? Salvini approva il ritorno di Figliuolo. Tararan, tararan, inquietante Figliuolo, insomma è inquietante. Bonaccini vede allontanarsi la poltrona e i soldi. Di commissario per l'Emilia-Romagna, governo deciso a richiamare il generale dei vaccini. Il leader leghista apre a un tecnico. Matteo Salvini manda piccola candidatura di Stefano Bonaccini come commissario. Lo vediamo al centro, guardate, a centro pagina, ecco l'articolino, lo vedete anche voi così. Come commissario della ricostruzione dell'Emilia-Romagna alluvionata, il ministro leghista apre invece all'ex commissario per emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo. È una persona assolutamente degna. Poi propone il ritorno delle province elette da tutti i cittadini per gestire il territorio e prevenire le emergenze. E sulle province, dove vi direte, sono stipendi in più, però non è facile. Intanto Rosa Piga, stai buona, Rosa Piga, stai buona! Anche a me piaceva Salvini un po' la Meloni, ora non più, li taglierei, mi taglierei le mani che hanno votato, dice Rosa Blu. Salvini, non si dice Rosa Piga, stai buona, Rosa Piga, stai buona. Vabbè, avete letto comunque, queste per me sono le due notizie del giorno, però cambiamo quotidiano. Andiamo a vedere che cosa dicono gli altri. Questo è carino, questo è il giornale, va giù pesante. Guardate il giornale va giù pesante. Prima cosa in alto, il vademecum del Ultra dell'accoglienza, leggete qua, numero di telefono e legali. Gli spiegano come invaderci. Alarm phone dispensa informazioni per raggiungere le nostre coste. Faremo pressioni perché vengano a salvarci. Ditemi voi come siamo messi. Tutto studiato a tavolino. Come dice Isabella Crispino, tutto studiato a tavolino. Attenzione, caso chiuso, che è successo? Smentiti i gufi del PNRR, il governo fissa le tappe, modifiche entro agosto da Bruxelles, tutti i soldi previsti, anche Tajani ottimista. Sì, però da Bruxelles chiedono anche, signori e signori, ladies and gentlemen, aumentiamo il catasto, il valore catastale degli immobili, così si paga di più, pagheremo di più. Facciamo le case green, così 40-50 mila euro, la gente non ce li ha per trasformare la casa in green, la svende sotto costo magari a qualche azienda estera, svende uffici, case, negozi, avete capito? E pensare che l'ho votato in passato, dice Rosi Piga, sempre riferito a Salvini di prima, la notizia di Salvini. Andiamo a vedere che è successa un'altra cosa, guardate, il meteo è impazzito, però, perché il meteo è impazzito, perché tromba d'aria sul Lago Maggiore, barca si ribalta, un morto e tre dispersi, mamma mia, che brutta cosa. Cambiamo, cambiamo quotidiano. Vediamo la prima pagina invece del Fatto Quotidiano. Cambia completamente argomento come al solito, ovviamente. Andiamo a vedere che dicono. Guerra in Ucraina, le voci dei pacifisti che sfidano lo zar, gli esiliati russi contrari al conflitto. Intanto però il sondaggio che abbiamo fatto noi, volete o non volete inviare armi? Vi do il dato, vi do il dato. Ho fatto un sondaggio qualche giorno fa, volete o non volete inviare armi in Ucraina? Beh, il 98%, 99%, quindi la totalità, con 2000, circa 2400 votanti, che non sono pochi, è già un numero indicativo, su 2400 votanti il 98%, 98% ha detto, o 99%, comunque vi pubblicherò il dato. Ha detto non vogliamo inviare i denari. Intanto Aurelia Bandini ha messo un'offerta di prestito, cancellatela e bloccatela, segnalatela perché non bisogna fare queste proposte. Qua sono delle persone che cercano attenzione ai commenti truffa, ai commenti truffa. Stasera report, attenzione Carmen Rizza, che è successo? Che è successo? Cerchiamo di arrivare alla pagina. Eccoci qua. Stasera report Carmen Zizza è a casa del ministero, ma non risulta sul sito. 6.000 euro al mese alla lobbista per parlare con il ministro Urso. Amici, qua si spartiscono i soldi, cioè qua veramente, qua fanno a gara chi ne spende di più, chi ne prende di più, chi ne incassa di più. Siamo messi così. Cambiamo quotidiano, vediamo se qualche notizia ci arriva particolare dal mattino.
Il Mattino dice il contrario del giornale, esattamente il contrario, perché Il Mattino dice PNRR alta tensione con l'Unione Europea, Bruxelles ipotizza riduzione della terza rata ma il governo fa muro. Cioè ha detto l'esatto contrario del giornale. Quindi noi che siamo al bar e stiamo leggendo insieme il giornale, ma io mi chiedo una cosa, ma come si fa a leggere un giornale che dice A e l'altro giornale che dice B? Uno deve far pari o dispari praticamente. Vedete come siamo messi, cioè questo è veramente assurdo. Torniamo alle pagine. Osimhen lente, Napoli rimontato a Bologna, niente record, Spalletti, vabbè, rimontato a Bologna, chissà perché, dopo aver vinto lo scudetto, vabbè, niente, stendiamo, non parliamo. Libero, beffa sulle pensioni, attenzione, lo scherzetto di Tridigo, questa è una notizia importante, in verità è stata una di quelle che avrei messo come principali. Ed è principale, beffa sulle pensioni, conti da rifare, somme erogate in eccesso su reversibilità e assegno unico, il presidente uscente ordina i controlli e chiede indietro i soldi. Azzo, vanno a chiedere indietro i soldi delle pensioni, ci viene un casino, Lo scorso 11 maggio, se vi ricordate, con l'entrata in vigore del decreto legge 51 è scattato il commissariamento dell'INPS, vi ricorderete, no? Nell'istituto di previdenza sociale di fatto si chiude l'era del presidente in quota 5 stelle Pasquale Tridico. Beh, oggi c'è una beffa, perché è uno scherzetto di Tridico, perché è la beffa sulle pensioni, i conti da rifare, amici, e non voglio immaginare cosa potrebbe succedere se dovessero chiedere indietro i soldini. Qua abbiamo al centro sospetti sugli ultraverdi, attenzione, questo è un argomento importantissimo, sospetto sugli ultraverdi che negano lo sfregio di Venezia colorante nei canali. Alessandro Gonzato tratta questo argomento, ore 8:50 nel Canal Grande, all'altezza di Ponte di Rialto, l'acqua inizia a diventare verde fluorescente, è stata una cosa veramente, sembrava un'invasione aliena. E ecco, questo potrebbe essere un atto doloso, voluto, stanno indagando, ne capiremo di più a giorni. Andiamo, forse non ne capiremo mai niente, perché come in Italia tante cose non si capiscono e mai ci si arriva. E andiamo il resto del Carlino, questo è importante perché cambia completamente argomento, parla della Romagna, essendo il giornale di Bologna, parla della nostra Romagna, i primi 6 miliardi contro il dissesto, l'Europa pronta a stanziare i fondi per il Po, ma potranno essere usati per progetti strutturali e non per la ricostruzione dell'Emilia Romagna. Commissario Salvini accelera, prima si fa meglio è, e apre al generale Figliuolo, quindi confermato anche qua. Da Ligabue Elodie, tante stelle per il concertonale, per il concertone benefico. E cambiamo pagina. Andiamo a vedere La Stampa, chiudiamo con La Stampa, va. La Stampa, corte dei conti, meno poteri, attacco alla democrazia. Che è successo? Il presidente di Confindustria Bonomi al governo, riforme ferme, il PNRR va modificato. Intervista al procuratore generale Canale, c'è disagio, noi tuteliamo i cittadini. Basta, con questo direi, perdonatemi, stanno provando a chiamarmi. E siamo alla fine dei quotidiani, abbiamo letto insieme i quotidiani, vedo che ci sono dei pollicioni puntati giù, ditemi cosa ne pensate di Figliuolo, soprattutto vi fidate di un Figliuolo? Cosa ne pensate? E vi fidate soprattutto di chi non ha coraggio di punire veramente questi ecoteppisti? E soprattutto vi fidate degli ecoteppisti o sono veramente, come hanno detto alcune voci tipo Mario Giordano, gente pagata con dietro degli americani da Los Angeles, ex dipendenti di Bill Gates? Ogni dubbio è lecito, come dico sempre. Detto questo, chi si fida, dice Milite Cristi, ha ragione, chi si fida? Figliuolo non piace, vedo che Figliuolo non piace, datemi un parere su Figliuolo, poi chiudiamo col vostro parere su Figliuolo. Vai, adesso, pronti? Iniziamo, vi li leggo in diretta, mi sposto qua lo schermo così posso leggervi in diretta, eccoci qua, pronti? Andiamo a leggere in diretta i vostri commenti su Figliuolo, cosa ne pensa la gente? Marina dice bisogna uscire dall'EU, dall'Unione Europea, non c'è altra soluzione, diamo milioni di euro all'Unione Europea, ritroviamo miliardi vorrei dire, e ritroviamo di essere sempre all'elemosina. Isabella, siamo stati venduti. Dani dice no, non gli piace, lo dice Dani in modo Davide, stai buono, in modo pesante. Tore Cala dice no, nessuno, non si fida di nessuno.
Fancù, dice Dani Davide, Fancù figliuolo. Ok, e che dite, figliuolo no, pollicione in giù, sto vomitando, non mi piace, non serve a niente, e io voglio il generale Pappalardo, generale dei carabinieri Carlo Clemente vuole Pappalardo. Ciao Carlo, grande Carlo, il nostro inviato meteo. Tony dice, figliolo resta a casa, non abbiamo bisogno di fare altri danni, ed era Tony Druppo. Steffi non gli piace, non serve a niente, dice. E con questo, amici, io vi saluto, vi voglio bene. Anita, pollicione in giù. Renata dice no. Roberta Ferrai dice no. E Silvia dice lo sto ancora aspettando alla finestra. Silvia Faini, è vero, vi ricordate che diceva che si sarebbe venuto casa a casa per obbligarci? Ce lo ricordiamo, figliolo, eh? Vabbè, quindi per salvare il figlio ha fatto di tutto, sì. No, non mi piace per niente il nome. Rosy dice ciao, e no, dice anche Emanuela Bellotto. Con questa vi saluto, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo più tardi con delle notizie dal paragone.it. Vi voglio bene a tutti, buon pranzo, ciao ragazze, ciao ragazzi.